apriamo questa seconda parte di oggi di ECG Regione in collegamento con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Taverna, ha perso la voce a Imola? Oh, più che altro ho perso un po' di salute perché ho preso tanta di quell'acqua che la verità bastava, quindi sono abbastanza influenzata. Com'è andata? Qualche fotografia da Imola? Bene, è andata benissimo, a noi serve. Serve a noi, serve alle persone che credono nel Movimento 5 Stelle, ci si incontra e lì ti rendi conto che si può cambiare questo paese, si può vivere la politica in maniera differente. Io torno gasatissima da questi incontri, è successo lo scorso anno a Circo Massimo, quest'anno a Imola, se possiamo, anche più bello, perché era molto più centrato su tematiche, quindi c'è stata veramente la possibilità di informare, di ricevere informazioni. Bello, lasciatemelo dire, molto bello. Io ho una curiosità, ma c'è qualche attivista matto, buontempone, una cosa del genere, qualcuno che fa gli scherzi, o sono tutti seri e inquadrati? Cioè, vogliamo qualche retroscena di Imola, esatto. questa è la traduzione della domanda di Roberto, praticamente. No, ma c'è veramente anche la goliardia dell'incontro, eh. Ci sono buontemponi, c'è quello che somiglia molto a Beppe e che va in giro e qualche volta viene colputo, quindi c'è questo capannello. No, c'è il sosia di Beppe Grillo, vicino a Beppe Grillo. Sì. Ma è stupenda questa cosa, fatto apposta oppure è uno che gli assomiglia, si è trovato lì per caso? No, è uno che ci segue molto, chissà se la fisionomia così simile a quella di Beppe non l'abbia invogliato comunque a prescindere i temi, a far parte del 5 Stelle. Ci sono delle persone che noi siamo molto creativi, voi lo sapete, quindi c'era lo striscione e l'ottavo giorno Grillo creò il Movimento 5 Stelle, questo è un pochino il mood di quello che si vuole che sia anche agli occhi degli altri il Movimento 5 Stelle, comunque persone che hanno voglia di vivere in maniera anche allegra e spensierata, una vita che poi è una, eh. Io tante volte quando incontro queste persone piegate ormai ai doveri, alla bolletta, al mutuo, a devo fare, devo lavorare, mi viene a ricordarle e ti rendi conto che ce n'è solo una di vita e che a volte non ti viene ridato neanche un minuto per tornare indietro e per ripensare alle scelte che hai fatto. Quindi ben venga chi oggi sceglie di darci una possibilità. Il nostro slogan questa volta era metteteci alla prova, vogliamo governare questo paese, vogliamo governare Roma, le città che ci daranno credito, perché davvero, signori, è una follia. Questi non stanno bene, l'ho detto l'ultimo mio intervento, non stanno veramente bene, fanno tutto il contrario di tutto. Il PD ormai è forza di governo e forza d'opposizione nello stesso momento, facessero pace con il cervello in maniera tale che danno anche possibilità a noi di capire dove vogliono andare e agli italiani di poter scegliere. Quindi questo è. Che cosa si aspetta sulle unioni civili a proposito di PD che fa l'opposizione a se stesso? Ma il PD io credo che siano 15 anni che sta prendendo in giro i diritti delle persone, perché io mi aspetto che non ci sia più una situazione, si chiama anomia, cioè una società che ormai già si è data delle regole, che vive una situazione ed uno Stato che non vuole riconoscerla, perché poi l'abbiamo capito, perché se questi si imbarcano, vi seguivo prima e ho sentito il commento del senatore D'Anna, che sì. Già immaginate io quali opinioni e quale rispetto abbia per il senatore. C'è grande simpatia tra D'Anna e i 5 Stelle. Sì. Assolutamente. Ha detto delle cose su di voi l'altro giorno, veramente, che può immaginarsi, insomma. Ma io ormai veramente credo che le parole vengano prese dalla bocca di chi li dice, dare l'importanza a quello che dice il senatore D'Anna, che ancora definisce contro natura le unioni omosessuali, è un pochino il metro di quanto possano avere importanza le indicazioni, le informazioni o le opinioni che esprime. E mi domando cosa dobbiamo vedere. Oltretutto, facciamo chiarezza, questo non è un provvedimento che prevede l'utero in affitto, che prevede le adozioni da parte delle coppie gay, è semplicemente normare una situazione già esistente. Le persone hanno diritto di amarsi, le persone hanno diritto di vedere riconosciute le proprie situazioni in maniera legale. È una battaglia che ci vede ormai, non so, forse gli ultimi in Europa ad affrontarla, perché il mondo intero, le ripeto, sta semplicemente normando una situazione che è già
in essere. Quindi io starò dentro, voterò a favore. Vedo che il PD, che non ha dato nessun voto segreto per quelle che erano le riforme costituzionali, sì, oggi lascia libertà di coscienza, probabilmente perché sono molto di più quelli allineati a mantenere l'accordo con i verdiniani. Cioè, da una parte lo propone, dall'altra però si augura che non passi praticamente. Ma certo, se lo immagina il taxi che ormai è diventato un pullman, quello dei Verdini, più che un taxi, ne sono saliti talmente tanti sopra che... Dan ha detto che quello di Repubblica che ha scritto questa cosa del taxi è stato cazziato in sua presenza da Verdini, perché questa cosa del taxi non sarebbe vera. Bella situazione. Allora Verdini poteva fare una smentita che lui cazzi un giornalista, la trovo veramente, manca l'olio di ricino e qualche divisa in giro con il manganello. Ma chi cazzi a chi? Faccia una smentita, ci sono gli strumenti legali in caso il giornalista dica cose non vere, cioè qui stiamo a cazziare la gente, ma per cortesia, è stupenda, come mi mancava. Ieri ci ha detto che ha assistito con i suoi occhi a questa scena di Verdini che cazziava il giornalista. Ma io aspetto che mi cazziano anche a me, perché mi sono stati, ho denunciato quello che stavano facendo in aula, perché ormai siamo arrivati un po' così, l'ha vista anche la storia, no? Sembra quasi un processo per violenza sessuale, quando ti dicono però santi Dio, stai in giro con la minigonna, che vuoi che poi uno non faccia qualcosa di vagamente lontano dalle regole. Così è andata, la Lesi si è alzata, si è mossa 2 minuti, ti pare che io non ti faccia un segno di testo orale, no, però su questa cosa Taverna Danna ci ha detto che al figlio di Barani i compagni di scuola lo menano in bagno per questa storia. L'hanno picchiato, hanno fatto del bullismo al bimbo per... A ragazzo, per ragazzo, sì. Che bimbo, ragazzo. Allora, voi un minimo mi conoscete. Io ho un bambino di 13 anni che tranquillamente mi chiede, ma è vero che hai dato della prostituta alla Botti? Io gli dico, no, anzi alla Botti, perdonate. Alla Botti, questo è uscito anche dalla bocca di Danna, cosa assolutamente non vera, non vera assolutamente. Io non mi sono mai permessa di insultare il ministro Botti, che non condivido, non apprezzo nel suo lavoro, ma che mai mi permetterei, perché per me il rispetto per l'essere umano è comunque unico. Per poi ci siano dei momenti più o meno forti nei quali gli ho dato dei ladri, ma voglio dire, è opinione comune che questi qualcosa si saranno rubato, no? Oppure vogliono dire che neanche si può fare i ladri, perché in realtà non si sono rubati niente. Poi veramente raggiungiamo livelli incredibili. Io ho un figlio di 13 anni che è soggetto né più né meno probabilmente a quello che è stato soggetto il figlio del senatore Barani. Gli do delle spiegazioni, mi auguro che queste cose non accadano e appartengono a delle pratiche di bullismo nelle scuole, che esistono anche perché il buona scuola non va minimamente a verificare quello che è il rapporto interno alle aule, ma va a trasformare gli istituti scolastici in aziende, quindi non strumentalizziamo i bambini, che la trovo una delle cose, cioè questo si nasconde dietro il figlio, ma scherziamo, ma vada nella scuola e prenda per un orecchio il dirigente scolastico così come l'hanno concepito e gli chieda come è possibile che all'interno di un plesso scolastico accadano queste cose. Non è il figlio di Barani, può essere il figlio di chiunque, queste cose non devono accadere, certo. Ma nascondersi dietro al proprio figlio la trovo ancora più piega e veramente incommentabile. Bianconi invece, Barani, dei conservatori riformisti, ha detto hanno fatto un errore, l'ho anche detto a Di Battista con questa polemica sui gesti sessisti, perché ha deviato l'attenzione in quei giorni fondamentali della riforma del Senato su un'altra cosa. Lo crede? Cioè l'errore è stato denunciare, non loro che mentre si fa una riforma costituzionale si esibiscono in gesti allucinanti. L'errore è stato denunciare, ma perché andavano sbattuti fuori per 10 giorni, non dovevano votare le riforme costituzionali e dovevano permettere all'Aula di veder ristabilito un minimo di ordine che consentisse a tutti di lavorare senza dover essere invasi da questa discussione. Parliamoci chiaro, che dovevo fare? Dovevo aver visto Danna che faceva Barani fare quei gesti e stare zitta, perché altrimenti disturbavamo il processo legislativo della riforma, della riforma costituzionale? Cioè, stanno dicendo questo? È il messaggio che vogliamo far passare? Siamo tutti sul filo con i razzi docet, fatti i cazzi tuoi, che campi meglio?
Te lo dico da amico, Taverna. Sì, quelle... Ci ha mai parlato con Raggi, lei, Taverna? Com'è Raggi? È proprio, così, Raggi? Come... È una macchietta, sì, assolutamente un ottimo uomo di spettacolo, secondo me ha una carriera. Peccato che l'ha fatta dentro al Senato e non in televisione. Vabbè, c'è tempo anche per la televisione. Taverna, invece, che effetto... Ah, come no? Che effetto le ha fatto sentire Berlusconi dire Renzi mi copia, ma mi copia male? E poi, tra l'altro, sentire alcuni membri anche importanti del Partito Democratico, come esempio Bersani, dire sì, ha ragione Berlusconi. C'ha ragione, è vero. Lo copia male. E io quando ho sentito i provvedimenti che aveva... Allora, più che a Berlusconi, assomiglia parecchio anche a Gelli, cioè, è uno che trasversalmente va a ricoprire parecchie figure abbastanza oscure della nostra storia politica. Ma Gelli, Gelli quello Gelli? All'Iso, Gelli Liscio, come no? Mi reggevo l'altro giorno il piano di rinascita, no? Che fece Licio Gelli con il commento di Travaglio, ed è inquietante le similitudini con l'attuale riforma costituzionale, È inquietante perché oltretutto è anche un pochino peggio rispetto a quello che Gelli si prefiggeva di fare, quindi voglio dire che assomiglia a Berlusconi. Cioè un partito democratico, un partito repubblicano, due opposti, questo no? Sì, è un po' tutto insieme, il peggio di tutto messo insieme lì, in una figura abbastanza divertente, perché poi io quando lo guardo continuo a domandarmi che cosa rende credibile questa persona. Però questi sono i misteri dell'animo umano, non so, la gente quando lo vede che cosa pensa. Io mi riservo di non dirlo o di dirlo in altri momenti, quello che penso quando lo vedo. Taverna, grazie, si rimetta in forma, grazie presto, perché voi la sentiamo raffreddata, e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. Un saluto e buon lavoro a Paola Taverna, il Movimento 5 Stelle, intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus.